se il blocco delle auto a Torino salvaguardia l'ambiente, danneggia gli ambulanti. Questa è ciò che denunciano gli ambulanti dell'associazione Ambulanti Liberi. Siamo con il vicepresidente Carlo Benucci. Da quando c'è stato lo stop alle auto, il mercato è calato del 60%. Non si lavora più, gli incassi sono 30-40 euro e fa di stato che i mercati sono vuoti, i banchi vanno via perché non lavorano e ci troviamo al sabato in un mercato centrale, in pieno centro, in Corso Palestro, ridotto in questa maniera. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto, lo abbiamo rimandato perché ci hanno chiesto di andare alle 11:30 del mattino, che noi abbiamo i banchi in piazza, come facciamo a essere in comune alle 11:30, ci manca anche, perdiamo il giorno di lavoro, se ci vogliono fare chiudere lo dicono, almeno uno si mette il cuore in pace. Con l'amministrazione ci dobbiamo ancora confrontare, abbiamo chiesto un'udienza, una petizione pubblica, e stiamo aspettando perché ci avevano dato l'orario alle 11:30 del mattino, noi alle 11:30 del mattino lavoriamo e non possiamo andare in comune. Però vogliamo chiedergli alcune cose, anche sul discorso delle auto. Io capisco l'ambiente, tutto quello che vogliono. Potevano benissimo fare un giorno girare le targhe pari, un giorno le targhe dispari, almeno si recuperava a metà settimana. Così non si recupera proprio nulla. Se poi, ripeto, oltre a questo abbiamo i problemi della Soris, che continuano a ritirare licenze. E più ritirano licenze, più i mercati rimangono vuoti. Diciamo metà e metà, se loro fanno targhe pari e dispari, su 6 giorni, 3 giorni almeno qualcuno può lavorare. Ma così proprio siamo a tappeto, e loro i soldi li vogliono, non è che non li vogliono.